Carissimi, buonasera a tutti e ben ritrovati. Siamo alla sera seconda del nostro percorso e stasera di nuovo ascolteremo i magi nel loro itinerario, ascolteremo cosa fanno i magi nel loro itinerario verso Gesù. Ci concentreremo sul loro incontro con la persona di Erode. Ecco, ascoltiamo il testo, questo breve frammento, due versetti soltanto, del Vangelo di Matteo al capitolo secondo. Allora Erode, chiamati segretamente i magi, si fece dire con esattezza da loro il tempo in cui era apparsa la stella e li inviò a Betlemme esortandoli: «Andate e informatevi accuratamente del bambino, e quando l'avrete trovato, fatemelo sapere, perché anche io venga ad adorarlo». Come abbiamo ascoltato, anche Erode cerca Gesù. Lo cerca, ma per quale fine? La sua non è una ricerca sincera, ma è un tentare di garantire da parte sua quel regno che lui vede insidiato, e lo vede insidiato senza motivo, perché Gesù non ha intenzione di indossare una corona terrena, non è quello il fine di Gesù, lo dirà a Pilato, il mio regno non è di questo mondo. Ma Erode è come, direi così, offuscato, annebbiato, incapace di vedere, incapace di distinguere. Quante volte anche noi ci muoviamo allo stesso modo, quante volte, ad esempio, in preda alla gelosia, leggiamo piccoli elementi tutti in una direzione, nella direzione che abbiamo già così, no? Nel quadro che ci siamo già disegnato nella mente, che abbiamo già costruito nella nostra mente, ma che non ha riscontro nella realtà. Erode è così, e tante volte anche noi siamo Erode. Tutte le volte in cui vediamo il male dove non è, e magari cerchiamo Gesù perché vorremmo che Gesù colpisse qualcun altro, punisse qualche altro, quelli che noi diciamo sono i cattivi, quelli che noi abbiamo identificato come tali, quelli che noi vorremmo punire, e vorremmo essere giustificati nel nostro atteggiamento invocando Lui, chiedendo a Lui di fare quello che noi vorremmo fare. Anche noi rischiamo di essere come Erode. Non solo Erode cerca Gesù con intento poco benevolo, direi, anzi, omicida, ma la comunicazione con i magi non è una comunicazione sincera. Lui chiede ai magi, cerca di portarli a collaborare al suo disegno criminoso, ma ingannandoli. Fatemi sapere perché anch'io venga ad adorarlo. Quindi Erode non solo ha intenti criminosi, ma poi nella sua comunicazione, nei suoi rapporti con gli altri, si muove su logiche che non sono logiche di limpidezza. È possibile anche per noi diventare come Erode, assumere quello stesso metro di valutazione, quello stesso schema comportamentale. Faccio qualche esempio. Quante volte magari uno vuol carpire delle notizie e si avvicina ad un'altra persona. Può accadere anche dentro casa, tra genitori e figli, tra fratelli e sorelle, tra coniugi, può accadere. Voglio sapere una cosa, giro alla lontana, cambio un po' le carte, non sono sincero, l'obiettivo è cercare di informarmi, di avere qualche notizia. Come Erode vuole avere la notizia dove è Gesù. Allora, con molta serenità, proprio ripensando ad Erode, rileggiamo anche i nostri comportamenti, le nostre relazioni. A volte le relazioni possono essere inquinate, possiamo averle inquinate noi per piccole
piccoli e futili motivi, piccole gelosie che nascono per banalità e che tante volte danneggiano amicizie di lungo corso, rapporti che erano sereni. Ecco, rileggendo, no, e rimeditando sull'incontro di questa sera tra i magi ed Erode, noi possiamo rivedere tante situazioni e forse anche metterle a posto, trovare la forza per metterle a posto, per sistemare qualcosa, per, direi così, eliminare dei cortocircuiti relazionali che possono essere intervenuti tra noi. Ecco, anche l'incontro di questa sera, cioè l'incontro dei magi con Erode, è illustrato sulla porta della nostra cattedrale. Voi potete vedere Erode sul trono, un trono ricco, decorato, e davanti a lui i magi. Le corone dei magi sono evidentissime, forse più, direi, sembrano ancora più sontuose di quella che porta in testa Erode. Il loro abbigliamento è diverso, vedete, loro hanno le gambe scoperte, mentre le vesti di Erode sono fino ai piedi. Ma è interessante osservare anche l'atteggiamento dei magi. Mentre uno parla con Erode, due sembrano confabulare tra loro, come a dire possiamo fidarci, non fidarci, è sincero, come se essi nella loro comunicazione, in quell'incontro, avessero qualche dubbio sulla sincerità dell'interlocutore. È curioso, no? Quello che era la rilettura, il commento che io proponevo, trova, no, una sintonia con l'illustrazione su questa porta. È un monumento, questa porta, che tutto il mondo ci invidia e che noi forse poco conosciamo. È un'occasione per apprezzarla di più. Allora, anche stasera vogliamo assumerci qualche impegno per la giornata di domani. Credo che l'impegno possa essere nella trama, ancora come ieri sera, ma diversa, nella trama relazionale. Veramente fare uno sforzo di sincerità nei nostri rapporti. Se c'è qualche situazione nella quale il nostro comportamento è stato poco lineare, avere il coraggio di chiedere scusa. Se tra marito e moglie c'è stata qualche, direi così, un dialogo poco sincero, velato, qualche, avere il coraggio di metterla a nudo, tra fratelli e sorelle, tra genitori e figli, sul posto di lavoro. Ecco, rivedere i nostri rapporti e trovare il coraggio prima di Natale di mettere le cose in chiaro, di sciogliere i nodi, diciamo così. E assieme a questo impegno io ricordo a tutti voi l'impresa, lo ricordo soprattutto ai bambini, ma a genitori, perché li accompagnino, alla famiglia intera, ecco, come sarebbe bella una famiglia intera, anche con i nonni magari, davanti alla porta, visitare la porta, fare una visita alla cattedrale, magari vedere il presepe della cattedrale, che non ha, è così come in ogni altra chiesa, poi fermarsi davanti alla porta, fatevi la foto e noi la pubblicheremo, perché vorrei che, no, questa porta fosse più conosciuta, fosse più ammirata, anche nella catechesi, catechisti, portare forse i bambini a vedere questo grandioso film. È un film sulla vita di Gesù, la nostra porta, e può essere letto come tale. Bene, ci salutiamo anche questa sera e ci vediamo domani sera, l'ultimo nostro incontro, domani sera 23 dicembre, e poi ci prepareremo insieme a celebrare il Natale. Vi aspetto allora tutti domani sera alle ore 21 qui su TSTV.